Innanzitutto una cosa che vorrei evidenziare, gravissima, su queste mozioni, io capisco che siano mozioni territoriali, però guardo alla mia sinistra e c'è il deserto. Tutto il gruppo di NCD e Forza Italia, fatta eccezione per il presidente della Commissione Ambiente Marsico, è assente. Quindi non partecipa al dibattito, non partecipa alla discussione. Sì, ho capito, collega Marsico, siete in due su uno schieramento di 20 consiglieri, ecco. Lo dico perché noi consiglieri regionali arriviamo dal territorio e adesso non è perché non sia il nostro territorio non dobbiamo interessarcene. Comunque ringrazio quantomeno la presenza del Presidente della Commissione Ambiente, proprio perché adesso andrò a trattare più specificatamente una parte che tocca temi ambientali. E mi rivolgo a lui perché l'altra desolazione da riscontrare è sui banchi dell'assessorato, dove mancano tutti, manca l'assessore all'ambiente per discutere di problemi ambientali relativamente alla Lomellina, manca l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti. Che cosa facciamo? Ringrazio l'assessore Melazzini, che quantomeno è presente ed è del nostro territorio, però anche discutere così svuota di molto il senso e lo scopo di queste mozioni. Al collega Ciocca, che è appena intervenuto dichiarando la contrarietà sua e del suo gruppo alla mozione, io dico che siccome lui non fa parte dell'opposizione ma della maggioranza, che è la maggioranza che governa Regione Lombardia, ci sarebbe stata la possibilità e lo strumento che io ho utilizzato a nome del gruppo 5 Stelle, di effettuare degli emendamenti che rendessero più stringenti quelle che sono a tutt'oggi, e lo confermo, in questo sono d'accordo con lui, soltanto delle mere dichiarazioni di intenti. Allora mettiamoci alla prova sugli emendamenti, collega Ciocca, perché io anch'io convergo con lei che questa è una mozione sciapa, è una mozione anacquata e soprattutto autoreferenziale. Non risponde alle esigenze del territorio, ma è autoreferenziale rispetto proprio al contesto e alle attività della giunta regionale, nel momento in cui nel primo capoverso si dice: impegna la Giunta a mantenere l'attenzione alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, il che presupporrebbe che un'attenzione c'è. In realtà i dati ci dicono che l'attenzione non c'è, perché altrimenti la Lomellina non verserebbe nello stato di degrado e di allarme ambientale in cui è da anni. Ricordo che a Parona è ancora in vigore l'ordinanza del sindaco per le uova alla diossina. Quindi voglio dire, mantenere l'attenzione, che cosa vuol dire? Qui sì che è importante ed è la sede in cui noi possiamo tradurre infatti in azioni concrete le criticità che abbiamo raccolto sul territorio dalle amministrazioni locali, dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni di categoria e dagli stessi cittadini che sono intervenute. Io ho cercato di raccoglierle e metto alla prova la Giunta e questo Consiglio su emendamenti che vanno a toccare i punti clou delle criticità della Lomellina. Quindi sulle questioni ambientali noi chiediamo questa sfida all'assessore all'ambiente, che ricordo, è vero, come dice il collega Ciocca, che ha autorizzato la via per la discarica di amianto di Ferrere Erbognone limitrofa alla raffineria di San Nazaro, che è la più grande d'Europa. E già solo per questo si contraddice tutta la politica di sviluppo ambientale che si dichiara negli intenti in questa mozione. Però l'assessore Terzi è della Lega, è dello stesso gruppo politico di Ciocca. Quindi di cosa parliamo? Cioè, che messaggio confuso e caotico e contraddittorio stiamo dando ai cittadini? Allora, noi chiediamo innanzitutto di integrare la metodologia di rilevamento delle diossine, perché lì c'è un problema di diossine, tramite centraline dell'aria che adottino le campionature a terra, le cosiddette campionature topsoil. Abbiamo verificato, anche sottoponendo il caso all'assessore Terzi in quota Lega con un'interrogazione portando documentazione di quanto più efficaci siano le campionature a terra per il rilevamento delle diossine, altrimenti gli abitanti della Lomellina li prendiamo in giro,
chiediamo che Regione Lombardia si impegni ad introdurre queste campionature. Anche qui, sulla dichiarazione di intenti di attivare il decommissioning degli inceneritori lombardi, che nient'altro che è la loro progressiva dismissione. Ora, abbiamo chiesto di valutare la conversione di una delle caldaie dell'inceneritore di Parona in un impianto di trattamento meccanico biologico. Questa conversione è fattibile se c'è la volontà politica di farlo, perché è favorita da un'ampia area di pretrattamento che l'impianto di Parona ha già. Quindi, se vogliamo andare in questa direzione della progressiva dismissione degli inceneritori, a Parona si può fare una programmazione in questo senso. Però lo dobbiamo mettere nero su bianco all'interno della mozione, perché se lo diciamo a chiacchiere, allora ci prendiamo in giro e prendiamo in giro i cittadini. Qual è l'altro problema che è emerso della Lomellina? Lo spargimento dei fanghi, che è un problema che pervade vaste aree del nostro territorio, sud della Lombardia, anche Lodigiano. Allora abbiamo chiesto alla Giunta e all'assessore all'ambiente di delineare criteri più stringenti e vincolanti sullo spargimento di fanghi in un territorio, e lo voglio ricordare, con falda fiorante come quello lomellino. Scusate. Abbiamo poi chiesto di predisporre un piano straordinario di bonifica del territorio lomellino e anche un piano di opere di compensazione relative al grave livello di inquinamento del territorio che mette a repentaglio sia l'ambiente che la salute umana. Allora, questo perché lo dico? Perché smettiamola, cari colleghi, di prendere in giro la gente parlando di attenzionare. Attenzionare. Qui bisogna usare due parole per la Lomellina, ma anche per molti altri nostri territori. Risanamento e compensazione. Queste sono le due parole che risarciscano questi territori da uno sfruttamento cieco e insano, che è tuttora in atto, perché sappiamo che ci sono altre richieste di autorizzazione di ditte che vogliono insediarsi lì con un alto impatto ambientale. Al punto 5 chiediamo di riconoscere e inserire l'indice di sensibilità chimica multipla, il cosiddetto MCS, nell'elenco regionale delle malattie rare. Questo indice c'è già in alcune regioni italiane. Ho preso quella che è più vicina a noi, la regione Veneto, in quota Lega, ce l'ha, ma la Lombardia no. Scoraggiare, scriviamocelo dentro una mozione, scoraggiare gli insediamenti di discariche di amianto per preservare la vocazione agricola e risicola di questi territori. Ma scriviamocelo, perché se noi lo diciamo a parole, la cosa si fa, perché l'autorizzazione alla via per Ferrere è arrivata. Ma come sanno i consiglieri, i miei colleghi sul territorio, c'è in corso la progettazione di una discarica di amianto anche a Cava Manara, sempre nel Pavese, dove abbiamo anche, ricordo, il problema della bonifica dell'ex Fibronit. Ed infine esaminare l'impatto cumulativo, questa è un'altra parola che non si usa mai e che invece va usata. Valutiamo qual è l'impatto cumulativo degli impianti produttivi in Lomellina, dell'inceneritore, delle ditte trattamento fanghi, degli impianti di biomasse attualmente presenti, prima di rilasciare future autorizzazioni, e questo alla luce del principio di precauzione in un'ottica di prevenzione sanitaria primaria per la popolazione lomellina. Diciamolo, che paura abbiamo a scrivere in una mozione che valuteremo le future autorizzazioni sulla base della sinergia mortale che c'è dall'impatto cumulativo dato da tutti questi impianti, cosa che non viene mai fatta. Passando all'altro problema topico della Lomellina, che lo sanno anche i bambini, che è quello delle infrastrutture, dei collegamenti, in particolare dell'infrastruttura citata del raddoppio della Mortara a Milano, allora io non starò qui a perdere tempo ancora su illudere i pendolari di quell'area che farete il raddoppio, perché tante belle dichiarazioni di intenti, finanziamenti zero, nessuno si è premurato di far sì che rientrasse come opera prioritaria per Expo 2015 e quindi i lomellini dovranno aspettare altri 10 anni.
Quindi noi chiediamo, nelle more di questo progetto del raddoppio della Moroni-Mortara, che è ormai assimilabile alla Salerno-Reggio Calabria, possiamo procedere qui in regione, che ne abbiamo le competenze, con una programmazione per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria esistente? Possiamo sostenere gli investimenti per la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza della viabilità esistente? Se ce lo mettiamo in una mozione, magari anche l'assessore ai trasporti terrà conto di questo impegno e la programmazione sarà più incisiva. Chiudo con gli ultimi due emendamenti relativamente all'intervento per il risanamento delle stazioni ferroviarie, ampliando e costruendo parcheggi, così è troppo generico e apre anche la strada a speculazioni. Noi chiediamo di aggiungere parcheggi di interscambio nei centri attrattori, collegando le stazioni con linee bus per servizi nei centri minori, che altrimenti rimangono isolati. Ed infine, siccome si fa un riferimento all'offerta turistica per Expo 2015, noi aggiungiamo che anche al di fuori dell'ambito Expo, perché non c'è i 6 mesi di Expo e poi basta, sul medio-lungo periodo chiediamo di stimolare iniziative, programmazione che miri a una riqualificazione del patrimonio storico, culturale e paesistico della nostra Lomellina.